Alexa, fammi l'intro per un nuovo video. Rumori per dormire è attiva. Vuoi aprirla? No. Riscaldamento per concerto, ma non solo. Riscaldamento per studio, riscaldamento per qualsiasi cosa o anche esercizio. Boh, vedete voi un po' come volete vederlo. Oggi voglio farvi vedere una cosa molto 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 interessante che ci può servire sì come riscaldamento per concerto, ci può servire come riscaldamento per i polsi, ma ci può servire anche come riscaldamento per il cervello, ma ci può servire in generale, non solo come riscaldamento, perché è una cosa molto 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 interessante. Vi ho detto un sacco di cose in cui non vi ho detto niente, quindi partiamo subito. Ma prima di farvela vedere, io, come al solito, devo fare questa premessa, cioè devo dirvi di iscrivervi al canale, ma soprattutto da poco è nato il canale Telegram, quindi iscrivetevi al mio canale Telegram The Gastro Drums. Allora, l'idea qual è? È quella di andare a suonare solo colpi singoli oppure colpi doppi. E basta, tanto se dovete riscaldarvi per un concerto, alla fine cosa dovete fare a un concerto? Quando fate colpi singoli, doppi, avete fatto praticamente tutto quello che vi serve, perché poi tutto quello che andiamo a fare, ok, coordinazione, eccetera, eccetera, ma alla fine sono sempre insieme di colpi doppi e colpi singoli. L'idea è quella di andare a fare una piramide di colpi singoli e una piramide di colpi doppi. Una piramide cosa vuol dire? Vuol dire partire suonando la nota più lenta che possiamo avere, o comunque una nota molto lenta che saranno i quarti. Cioè, se lo facciamo col metronomo, vuol dire andare a suonare le stesse note che suona il metronomo, poi pian pianino salire sempre di velocità andando a mettere una metrica sempre diversa, cioè andando a mettere all'interno del nostro metronomo sempre più note. Mo' vi spiego tutto bene. La piramide più semplice è composta da 5 scalini. Il primo scalino sarà quello dei quarti, quindi dovremo andare a suonare una nota ogni metronomo, cioè dobbiamo andare a suonare insieme al metronomo. E lo scalino dopo, poi vi spiego bene come suonarli, saranno gli ottavi, terzine, sedicesimi, sestine. Quindi partiamo a fare quello a singoli, così ve lo faccio vedere direttamente. Poi vi faccio vedere quello a singoli difficile e poi vi faccio vedere ancora tutta l'altra parte. Partendo a farlo a singoli, sempre con lo stesso tempo, dobbiamo andare a suonare prima i quarti, poi gli ottavi, poi le terzine, poi i sedicesimi, poi le sestine. Questo perché lo uso per il riscaldamento? Perché pian pianino andiamo a suonare sempre più veloce, ma molto gradualmente, partendo lenti e pian pianino andando a tirare sulla velocità per non rischiare di farci del male. Quando vi scaldate, partite prima lenti, poi dopo tirate sulla velocità, perché se partite subito velocissimi rischiate di farvi veramente del male. Mettiamoci un metronomo, ad esempio, si può fare con e senza metronomo, ma con il metronomo è un pochettino più. Quindi, senza esagerare con la velocità, mettiamoci un metronomo a 80, incominciamo dai quarti come vi ho detto, poi saliamo su fino alle sestine e poi torniamo giù. Quindi dopo le sestine faremo sedicesimi, terzine, ottavi e poi di nuovo quarti. Vi faccio vedere. L'idea è proprio questa qua che avete appena sentito, e perché all'inizio del video vi ho detto che serve sia per una questione tecnica sia per una questione di cervello? Per una questione tecnica perché ovviamente partiamo molto lentamente fino a salire, quindi pian pianino i nostri polsi si scaldano in pratica. Per quanto riguarda il cervello ovviamente è perché ci sono i cambi di metrica, i cambi di velocità diciamo per farvi capire meglio, e quindi dobbiamo andare a pensare, dobbiamo far funzionare il nostro cervello in modo tale da fare il cambio perfetto. Soprattutto se abbiamo il metronomo che continua a darci la pulsazione giusta. E sembra una cavolata, ma per un riscaldamento pre-concerto, per un riscaldamento pre-studio, cercare di far funzionare il cervello e abilitare il cervello, diciamo, è una cosa molto molto importante, perché nel momento in cui studiamo, ma soprattutto nel momento in cui andiamo a suonare live, far funzionare il cervello sarà abbastanza importante. L'altra piramide, quella un pochettino più complicata, quella più avanzata, è la stessa cosa, funziona nello stesso modo, ma ha delle metriche in più. Cioè, partiamo dai quarti,
quarti arriviamo fino ai trentaduesimi. Tutti quanti, quindi quarti, ottavi, terzine, sedicesimi, quintine, sestine, settimine, trentaduesimi. La cosa difficile sarà soprattutto quando dovremo andare in quintine e in settimine. Però, prima cosa, partite molto lentamente. Adesso ve lo faccio vedere ancora più lentamente di prima. Metto il metronomo a 60, così almeno riuscite a capire bene come funziona. E la figata è che questo servirà soprattutto al vostro cervello, perché dovrà funzionare ancora più di prima. Vi consiglio, quando fate questi esercizi, di non fare accenti e ghost, ma di cercare di far tutto uguale, quindi niente accenti, niente ghost, solo colpi uguali. Per capire se state facendo i colpi uguali, guardatevi le punte delle bacchette. Le punte delle bacchette devono colpire e salire sempre alla stessa altezza. Adesso la stessa cosa la possiamo fare anche con i doppi colpi, quindi stesse due piramidi, ma fatte con i doppi colpi. Ovviamente con i doppi colpi dovremo pensare di più, il nostro cervello dovrà funzionare di più. Tutti i colpi doppi senza mai modificare la diteggiatura, solo colpi doppi. Vi scrivo tutto nel PDF. Non vi ho detto che c'era il PDF, ma ve lo dico adesso, c'è il PDF. Cominciamo quindi con la prima piramide, quella un po' più semplice, poi andiamo dopo con quella più complicata. Velocità un pochettino più elevata, 100. Ora abbassiamo un pochettino la velocità, quindi andiamo a 80 e facciamo l'altra piramide, cioè quella più difficile, quella con tutte le metriche possibili. Qui la cosa importante è cercare di dimenticarsi di stare facendo, giusto, i colpi doppi, cioè non dobbiamo più pensare stiamo suonando 2-2-2-2, perché sennò ci incasiniamo. Cerchiamo di pensare solo i colpi come colpi e basta, dimenticandoci che stiamo facendo due colpi per ogni mano.
Quindi questo è, spero che questi esercizi vi possano essere utili. Mi raccomando, fate prima una piramide, quella un po' più semplice, poi buttatevi su quella più difficile. Non fate subito quella più difficile, perché sennò per qualcuno potrebbe essere troppo difficile. Quindi non vi preoccupate, tanto il tempo in questo periodo non vi manca. Quindi fate per gradi. Se c'è qualcosa che non è chiaro, c'è il PDF scaricabile qui sotto, ci sono i commenti, quindi potete scrivermi tutto quello che volete, potete chiedermi tutte le cose che volete e basta. Oltre a questo, io vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando, di andare sui miei social, Instagram, Facebook, e di seguirmi anche su Telegram. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!